Allora, chef. Ciao Sergio. Ci siamo quasi, io sempre non posso non seguirti. Tu arrivi sempre al momento giusto quando si mangia. Infatti, ancora non mi ero elevato il giubbotto e già ho assaggiato. Però, vogliamo fare capire? Vedo della salsiccia. Assolutamente. Allora, spiegami. Allora, qui componiamo uno dei primi panini, che sono salsiccia di Santa Ninfa con l'old dog di farina Russello, ricetta di pane che tutti ormai sapranno, una nuova chicca di Castelvetrano. Andremo a abbinare con della cipolla di Partanna in agrodolce. Questo colore così rosso è proprio caratteristico di questa cipolla? Assolutamente, rende più vivacità nel colore il momento in cui inseriamo lo zucchero e l'aceto. Ah. E quindi va a caramellare quello che è l'acidità stessa della cipolla. E andrebbe a mirare a questo panino le scaglie di pastello del Belice. Quindi chiudiamo in un hot dog il Valle del Belice. Questo è il primo panino di questa serata. Perfetto. Per passare poi a questo pane pizza salsa alla siciliana, che è una tipica pizza che si fa qui a Castelvetrano e che è una sorta di sfincione ma rivisitato come salsa, e all'interno metteremo la chicca nuova, un'altra chicca nuova di Castelvetrano, che è la mozzarella di pecora, sì, del pesto di olive del Belice, sì, e dei pomodorini pachino all'aglio. Anche qui praticamente si sta applicando il territorio, assolutamente. Passiamo all'ultimo panino che conclude, diciamo, la serata. Abbiamo un panino nero di Tumminia, sì, quindi il pane nero di Castelvetrano, in versione McDonald's come forma e pensiero, sì, ma con territorio assolutamente castelvetranese, quindi pane nero, hamburger di sarde di Selinunte, sì, del pomodoro, ecco, vediamo, che stai vedendo, questo, il pomodoro rosso marinato con l'aglio, olio, nocellare del Belice, sì, e del pecorino DOP. Pecorino DOP, perfettamente. E questo sarà un'esplosione assolutamente di sapori. Il prodotto finale è questo che già stiamo vedendo qui? Assolutamente sì, assolutamente sì. Angelo, che dirti? Non ti dico niente, avremo modo di assaggiare veramente questa. Se una ne fai e ci fanno 100. Ma questa non mi sarebbe potuto immaginare. Comunque, complimenti veramente. Grazie, Sergio.